Allora, innanzitutto ti ringrazio per aver accettato l'intervista. Sara Saltarelli, residente e nata a Urbino, è una dottoranda laureanda in ingegneria edile architettura a Bologna. Noi ci siamo conosciuti per caso, perché tu facevi una tesi che io ho trovato molto 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 interessante. Ne vorresti parlare naturalmente nel tuo progetto iniziale di tesi, per Certo, poi parliamo di tutto il resto. allora io ho deciso di intraprendere la strada della tesi sui collegi di Urbino proprio perché sono di Urbino e perché sono sempre venuta ai collegi a studiare, li ho sempre vissuti molto in maniera esterna, un po' come tutti gli abitanti di Urbino, però anche interessandomi di più alla vita interna dei collegi, alla struttura, appunto facendo la facoltà di ingegneria, e quindi per un legame particolare che può essere affettivo e che può essere anche a livello artistico, ho deciso quindi di intraprendere questo lavoro. La mia idea iniziale di tesi era partita come, visto che i collegi hanno dei problemi a livello di manutenzione, hanno dei problemi a livello di fruizione, a livello di utilizzo degli spazi, la mia idea era: considero, studio, faccio un'analisi di studio iniziale, considero i posti in cui ci sono delle maggiori difficoltà, sia a livello di distribuzione, sia a livello di fruizione da parte degli utenti, e agisco tramite un progetto che poteva essere costruzione, demolizione o redistribuzione interna di spazi, cosa che purtroppo non ho potuto fare perché, diciamo, all'incirca dopo 3 mesi dall'inizio dello studio della tesi è uscito questo vincolo di carattere artistico, che è un vincolo di diritti d'autore, che è su tutti i collegi e su tutte le opere di De Carlo. Questo vincolo è un vincolo molto perentorio, quindi prevede il fatto che non si possa agire sui collegi a livello strutturale, a livello di recupero, a livello di redistribuzione, di costruzione e demolizione, nel senso che non si può fare nulla. Cioè, per fare qualsiasi intervento, che può essere anche cambio degli infissi o ad esempio una piccola variazione a livello di pochi centimetri ad esempio nella dimensione di una porta o di un alloggio, bisogna chiedere il permesso alla socia di De Carlo, che attualmente è proprietaria dello studio Giancarlo De Carlo e Associati a Milano. E purtroppo quindi la mia tesi non avrebbe avuto nessun fondamento a carattere reale, a livello reale, e quindi ho deciso di fare un altro tipo di studio partendo dal punto di debolezza che era il risultato appunto della tesi di tutto lo studio preliminare. E da questo punto di debolezza sono partita poi con tutto un altro tipo di studio, trasformandolo in un punto di forza. E quindi da questo tipo di vincolo io ho detto: non è possibile che ci siano edifici come appunto i collegi, che quindi sono destinati a morire, a diventare dei monumenti. E quindi cerchiamo di fare in modo che sia la popolazione che i ragazzi che vivono all'interno dei collegi si leghino tra di loro, cosa che non è mai stata dagli anni 60 fino adesso, e soprattutto che questi spazi vengano utilizzati in maniera migliore, ma che soprattutto tutto il paesaggio circostante ai collegi venga riutilizzato. Quindi cerchiamo di agire dall'esterno all'interno e non più dall'interno verso l'esterno, come era la tesi iniziale. Allora, innanzitutto per darci un'idea, ci puoi descrivere, diciamo molto velocemente, in un minuto, di cosa stiamo parlando? Certo. Perché chi sa che cosa sono i collegi, un conto, chi non lo sa, Certo. cioè le date, l'estensione e che cosa andremo a vedere, diciamo. Allora, le date, diciamo che abbiamo due principali momenti in cui vengono costruiti i collegi. Allora, il primo nucleo, che è il Collegio del Colle, viene costruito tra il 62 e il 66. E questo primo nucleo appunto nasce come esigenza appunto da parte dell'Università di Urbino di avere dei nuovi alloggi per studenti che
che vengono poi completati in tutti gli altri nuclei che vengono invece edificati tra il 73 e l'83. Allora, la planimetria dei collegi è molto complessa, cioè una planimetria che prevede 5 gruppi principali in cui possono essere appunto raggruppati sia gli alloggi che gli spazi comuni. Quindi abbiamo il primo nucleo, magari lo faccio vedere da planimetria in maniera tale che sia più chiaro ed evidente. Aspetta. Allora abbiamo il primo nucleo che è il collegio del Colle, che è questa parte qua. Poi tutti gli altri nuclei sono il Tridente, le Serpentine, che sono tre bracci di alloggi che ricollegano il Tridente con questa parte qua, che è la parte dell'Aquilone, e poi vi è una quinta parte che è la Vela. I nomi dei collegi derivano dal fatto che il Colle si trova appunto sul colle, di fianco a un convento, a un antico convento che si chiamava Colle dei Cappuccini, e quindi prende il nome proprio dal luogo. Il Tridente, per la forma che hanno i bracci alloggi, quindi che formano appunto un tridente partendo dai nuclei centrali. Le Serpentine, perché sono state chiamate fondamentalmente dai muratori in questo modo qua, così come l'Aquilone, che appunto rispecchia nel suo corpo centrale la forma di un aquilone, e la Vela, che invece prende tale nome dall'auditorium, che ha una forma molto particolare, che è appunto forma di vela. Questa è la distribuzione generale, quindi la planimetria generale di distribuzione nel territorio. Allora, Un breve accenno storico perché come dicevamo ieri, è una cosa che io non avevo nemmeno immaginato. Uno dice: ma questo edificio è fatto così perché è fatto male, perché, ma io per la mia vita, per il mio vissuto, lo paragono ad oggi, ma certo. Questo edificio è stato costruito, parliamo di qualcosa come 50 anni fa. 50 esatto. Anni fa che cosa c'era? Perché è stato costruito così? Allora, perché è stato costruito così? Innanzitutto, perché, cioè, che tipo di edificio è? È un edificio che rispecchia al 100% le nuove caratteristiche, cioè le caratteristiche delle nuove correnti che c'erano negli anni 60, quindi parliamo del periodo post seconda guerra mondiale, del periodo in cui la corrente principale architettonica era il modernismo, e quindi l'enorme utilizzo post Le Corbusier di cemento armato e quindi edifici intelaiati. Per cui tutto questo, cioè tutta la corrente del modernismo, si rispecchia nei collegi, che hanno infatti un enorme utilizzo di cemento armato sia come struttura ma soprattutto che viene lasciato in vista. Questo perché appunto De Carlo vuol dare un'idea di modernità al nuovo costruito, ma nonostante l'idea di modernità, De Carlo è anche una personalità molto forte, una personalità che al contrario dei modernisti rifiuta il discorso di lasciamo la storia del paesaggio e dei luoghi da una parte e occupiamoci solo del nuovo costruito. Lui rifiuta tutte queste idee e decide che, nonostante l'approccio modernista e le tecniche costruttive moderne, i collegi comunque devono integrarsi nella maniera migliore al territorio, perché De Carlo ritiene che sia molto importante sia il legame con la popolazione che il legame con il posto, con il paesaggio. E per questo motivo, quindi, allora, le esigenze storiche per cui i collegi sono stati costruiti sono la grande crisi degli anni 60, cioè la crisi degli anni 60 in cui venivano individuate varie esigenze da parte a livello universitario e carenze che c'erano a livello universitario. Queste carenze riguardavano sia caratteri quantitativi che caratteri qualitativi. I caratteri quantitativi erano principalmente l'assenza di spazi per gli alloggi studenti, la necessità di nuove sedi universitarie, la necessità quindi di più posti aule, mentre quelli qualitativi riguardavano una nuova piramide a livello di valori all'interno dell'università, cioè vi era, diciamo, negli anni 60 un
anni 60 vi era, diciamo, una metodologia universitaria, cioè una metodologia di insegnamento tale per cui il professore era completamente slasciato dagli alunni e quindi insegnava tramite dei metodi che erano perentori, cioè tramite dei metodi che quello che insegno io così è e non è contestabile. Quindi vi era, diciamo, una necessità di unire professori, studenti e quindi di creare degli spazi che fossero i più flessibili possibili, ma che soprattutto si adattassero appunto al modus vivendi degli anni 60. Quindi il problema però principale di questi spazi che attualmente sono inutilizzati, perché? Perché lo stile di vita che c'era negli anni 60 non è più quello di adesso, quindi l'evoluzione, il progresso ha portato ad una, diciamo, ad una riduzione dell'individuo molto più in se stesso, e quindi questo porta a non avere interesse ai legami con gli altri e non avere interesse all'utilizzo degli spazi così come erano utilizzati negli anni 60, per cui tutti gli spazi enormi, flessibili e senza muri di divisione che ci sono all'interno dei collegi che riguardano le aule studio non sono più utilizzati, perché gli individui preferiscono stare negli alloggi e viversi la giornata piuttosto in solitudine, piuttosto che insieme a tutti gli altri. Quindi fondamentalmente l'utilizzo degli spazi è portato, diciamo, dal cambiamento della vita, dal cambiamento dello svolgimento della giornata di uno studente. In merito a questi spazi, noi qui all'interno abbiamo ad esempio delle aule studio, comunque sia degli spazi come quelli che stiamo utilizzando in questo momento, che sono in pratica come si possono chiamare, delle panchine, degli spazi proprio aperti. Infatti questi edifici hanno parecchi spazi in comune, certo. E lo spazio dedicato all'individuo in sé è molto ristretto, tanto sì. È vero che le stanze sono strettissime. Esatto. Questo qui non è molto utilizzato dalle analisi che stai facendo per la tua tesi, non è molto utilizzato, esatto, non è molto utilizzato, per niente utilizzato. Quali sono state le stanze magari più unutilizzate e secondo te per quale motivo? Certo, allora secondo me le stanze più inutilizzate, cioè gli alloggi o meglio gli spazi comuni più inutilizzati, sono quelli che riguardano l'Aquilone, sia il corpo centrale che il corpo biblioteca. Il corpo centrale perché è strutturalmente secondo me meraviglioso, perché richiama molto questa idea di architettura navale che stava alla base dell'architettura di De Carlo, quindi questi grandi spazi con questi oblò tondi che richiamano quindi appunto allo stile navale. Però vi sono spazi immensi in cui la vita collettiva è, diciamo, tra virgolette obbligata, nel senso che ci sono alloggi per gli studenti molto ristretti, molto piccoli, che quindi negli anni 60 questi alloggi molto stretti portavano obbligatoriamente gli studenti a dover usufruire degli spazi comuni. Per quanto riguarda il Tridente, abbiamo come spazi comuni un corpo centrale a mezzaluna, in cui ci sono delle aule conferenze e delle aule di lezione, e al piano terra invece abbiamo il servizio mensa, e al piano interrato vi è un parcheggio sia per gli studenti che anche per il personale che fa parte dei collegi. Nel corpo centrale invece abbiamo sempre delle aule studio, che però anche quelle non sono aule studio non chiuse, quindi nel momento in cui abbiamo un passaggio di persone all'interno delle aule studio, secondo me creano distrazione, ma anche secondo molti studenti che non risiedono ai collegi, che non abitano i collegi e che piuttosto abitano nel centro Urbinate, difficilmente preferiscono venire a studiare nelle zone collegi, perché hanno questi spazi aperti molto rumorosi, perché al piano seminterrato c'è anche una zona comune di fronte all'ingresso della mensa in cui i ragazzi solitamente impiegano le loro giornate a biliardino, a ping pong, è una zona comunque ricreativa. Uh-huh.
Mentre per quanto riguarda le serpentine sono semplicemente alloggi, quindi non ci sono zone comuni a parte i corridoi e le zone di accesso che permettono di arrivare alle stanze, e l'aquilone e la vela sono le zone secondo me più problematiche. Questo perché nella zona dell'aquilone il corpo centrale è costituito da una serie di livelli, per la precisione sono tre livelli, in cui il livello superiore è un livello che gira attorno ad una zona centrale in cui abbiamo un pozzo luce che si riversa sul piano terra, e sono, diciamo, tutte zone in cui abbiamo una serie di tavolinetti lungo questi corridoi, ma completamente aperti. Quindi se qualcuno volesse studiare, abbiamo sempre il passaggio delle persone, ad esempio, che devono andare nelle stanze, che si devono recare nella zona biblioteca, che è la parte sottostante. E quindi abbiamo sicuramente anche lì dei problemi a livello di silenzio e di concentrazione. E le parti più interessanti, stessa cosa per le aule studio della zona vela. E le parti più interessanti però secondo me sono i tetti giardino che si trovano sono le coperture degli alloggi, ad esempio nell'aquilone e nella vela, e sono fruibili da parte degli utenti. Quindi abbiamo sicuramente la possibilità di vivere anche il verde all'interno dell'abitazione, che però, cioè, a livello strutturale in questo momento ha dei seri problemi, perché ci sono problemi di infiltrazione, problemi di manutenzione che non è mai stata fatta nell'arco di 40 anni, per cui queste zone comuni, che potrebbero essere un patrimonio enorme e potrebbero essere sfruttate in maniera intelligente, in realtà non è così, perché risultano delle zone morte con una manutenzione zero, quindi con problemi di infiltrazione, con problemi di utilizzo, problemi di qualsiasi tipo, quindi non vengono usate e quindi cadono a pezzi letteralmente. Una cosa, la domanda te la faccio ovviamente perché è venuta fuori da un discorso, certo, di ieri, che non è venuta fuori nell'intervista, invece sarebbe molto interessante. Qui si parla di manutenzione, manutenzione, manutenzione. L'ingegnere De Carlo l'aveva prevista la manutenzione, era stata portata, e per quale motivo ci sono queste conseguenze? Certo, allora, per quanto riguarda la manutenzione, sicuramente era stata prevista, nel senso che sappiamo qual è il tipo di manutenzione regolare per i materiali con cui sono composti i collegi, ovvero sappiamo qual è il tipo di manutenzione che può essere fatto a un cemento a vista, cioè la pulitura del cemento a vista tramite ad esempio metodi particolari che possono pulire solo superficialmente il cemento, oppure la manutenzione ordinaria dei mattoncini, che può essere appunto quella fatta in maniera antica tramite delle resine possidiche a base di silicone, che permettono quindi di pulire i mattoncini e riportargli il loro colore rosso acceso, cosa che in realtà non è mai stata fatta. Cioè nell'arco di 40 anni queste manutenzioni previste per i collegi non sono mai state fatte, e questo ha comportato quindi dei fenomeni di carbonatazione nel cemento armato, con conseguente fuoriuscita dei ferri, con conseguente arrugginimento dei ferri interni, e per quanto riguarda le parti di mattoncini, anche quelle sono delle parti che hanno dei problemi sia di usura, che soprattutto dovrebbero essere puliti in qualche modo. Però il discorso è che quello che può essere fatto sui collegi, visto il vincolo di cui abbiamo parlato all'inizio, è solo un tipo di manutenzione ordinaria, mentre tutto il resto non si può fare. Però questa manutenzione appunto non è mai stata fatta, quindi ci sono tutta una serie di problemi che non erano stati previsti ovviamente dall'architetto. Perdonami, ieri era saltato fuori anche un altro argomento che vorrei mettere nell'intervista, perché l'ho trovato molto interessante. Cioè, lei ha detto che l'ingegner De Carlo aveva previsto un altro tipo di struttura, e con un'altra, diciamo, tipologia di struttura e un altro tipo di
come si dice, costruzioni che poi nel tempo per mancanza di denaro eccetera eccetera, ad esempio dei doppi solai per quanto riguarda i giardini, esatto, che evitava molta manutenzione, che invece adesso si ritrova lo Stato, comunque sia chi gestisce questa struttura, ad applicare. Certo, sicuramente sono state fatte molte modifiche. Allora, sicuramente non è una cosa semplice capire che cosa De Carlo in realtà voleva realizzare, che cosa in realtà è stato fatto, perché è molto difficile reperire materiale sui collegi, non esiste un libro che parli dei collegi, quindi tutto il materiale che io ho reperito è tramite articoli di Spazio Società, che era un giornale che aveva scritto De Carlo, e tramite ad esempio discorsi con Carlo Bo, tramite parti di libri in cui sono spiegati da parte dei professionisti i problemi che vi sono ai collegi, tramite rilievi fotografici, interviste agli studenti, quindi sono tutte opzioni che io ho fatto, cioè che sono state da me fatte, quindi insomma è stata un'indagine di tipo interrogatoria, quindi non abbiamo del materiale preciso, cioè non abbiamo neanche delle tavole tecniche, cioè non ci sono, non si sa dove sono le strutturali, nessuno sa se ci sono le, non sappiamo dove sono le tavole originali, quindi l'idea che mi sono fatta su questi collegi è, perlomeno per quanto riguarda ad esempio il problema delle infiltrazioni che abbiamo in particolare nel collegio della Vela, è che perché ci sono queste infiltrazioni? Perché il tipo di manutenzione che è stata fatta ad esempio nei tetti giardino è stato un tipo di manutenzione non accorta e soprattutto fatta da utenti inesperti. Perché ad esempio la costruzione originaria prevedeva nei tetti giardino un doppio solaio con una camera d'aria interna. Questo avrebbe comportato sicuramente un risparmio per quanto riguarda i problemi che ci sono adesso, cioè l'evitare quello che vi è adesso a livello problematico, che sono appunto le infiltrazioni, perché la manutenzione che è stata fatta ha comportato da parte di utenti inesperti, ad esempio, il taglio tramite il frullino che taglia l'erba di tutta la guaina catramata, che è la guaina che serve appunto per isolare il giardino da tutta la struttura. Nel momento in cui questa guaina viene rovinata, l'infiltrazione dell'acqua, cioè l'acqua penetra nel cemento, conseguentemente marcisce il cemento, si arrugginiscono i ferri e quindi le difficoltà diventano molto grosse. Il risultato è oggi che vediamo nelle stanze, in pratica, l'acqua che gocciola. Esatto, tetto. Il risultato è che dentro l'aula studio, ad esempio al quinto livello della Vela, piove. Dentro i corridoi interni della Vela piove, gli infissi cadono a pezzi e gli studenti si trovano a vivere in delle condizioni pessime. Questa struttura, queste strutture sono secondo te utilizzate nel pieno nella loro efficienza o no? Quali sono le motivazioni? No, assolutamente no, non sono utilizzate nel pieno della loro efficienza, ma soprattutto sono un dispendio incredibile, perché per mantenere una struttura che ha una lunghezza all'incirca di 800 metri, all'incirca una lunghezza di 700 metri per un'ampiezza di circa 500, e abbiamo degli spazi comuni inutilizzati che quindi prevedono un riscaldamento della zona comune, un'illuminazione, cioè spazi in cui non ci sono utenti, quindi abbiamo uno spreco di energia a livello di elettricità, uno spreco di riscaldamento, uno spreco di qualsiasi risorsa, perché sono zone inutilizzate. Quanti studenti ci sono all'incirca dentro questo? Non so se hai preso i dati o se allora, li hai. Allora, i dati ancora li devo reperire, ma allora, da progetto originario il numero di posti letto era all'incirca 1200, all'incirca. Attualmente, per quanto mi è stato detto in via ufficiosa? Per quanto mi è stato detto in via ufficiale, i posti alloggio sono tutti occupati, cioè tutte le zone sono, cioè tutte le stanze sono occupate, però sicuramente sono stati ridotti il numero di alloggi perché ad esempio nella zona Vela
Il primo livello è stato e solo nella zona vela, e questa cosa secondo me è abbastanza scandalosa. Il primo livello è stato adibito per disabili. Il primo livello sarebbe il tutto primo livello, cioè il livello primo superiore, livello il piano terra? No. No, è il livello degli alloggi superiore, cioè il livello più alto di tutti i collegi. Per quale motivo? Ah, perché lo scandalo sta nel fatto che abbiamo solo 8 posti letto per disabili in 1200 posti letto. Questo sia perché è molto difficile sicuramente rendere, ma anche il raggiungimento dell'ultimo piano da parte dei disabili, come si fa? Allora, praticamente alla vela ci si può arrivare tramite una strada esterna, okay. E si può arrivare in un parcheggio esterno, e tramite questo parcheggio poi non abbiamo la presenza di scale, non abbiamo la presenza di vicoli architettonici, quindi la scelta è stata... Esatto, la scelta è stata mirata oculata. Perché è l'unica zona in cui non ci sono scale. Ok. Quindi adesso avremo, sì, anche adesso ci saranno all'incirca 1000 posti letto, però i dati ancora devono essere reperiti. Beh, quindi l'edificio è pieno, il problema è che sì, lo spazio, tra virgolette, comune non è utilizzato, quindi in teoria esatto. sembra... Esatto. La zona più utilizzata è il Tridente, cioè al Tridente ci sono sempre parecchie persone, e certo, a quanto mi dicono gli studenti, nei periodi di esami vi è abbastanza affollamento nelle aule studio, che comunque secondo me, per quanto ci sia abbastanza affollamento, non giustifica l'utilizzo di zone così ampie. Senti, per dalle 10 persone, insomma. Dalle interviste che tu vai, allora, per la tua tesi, innanzitutto le ultime cose, diciamo brevemente, tu adesso per la tua tesi a te serve per intervistare delle persone che stanno nelle aule comuni per capire. Certo. Allora, più o meno, giusto per dare un'idea a chi sta ascoltando il video, più o meno che cosa stai esattamente facendo in 10 secondi? Più o meno che cosa stai facendo e da quando lo stai facendo? Allora, sono all'incirca 5 mesi che sto cercando di reperire del materiale, e come ho detto prima, la mia idea di tesi era partita come una tesi di recupero, ristrutturazione di un costruito esistente, che poi è stato invece è diventato una sorta di tesi metodologica critica per il recupero di zone in cui abbiamo dei vincoli tali per cui non possiamo agire sul costruito, ma possiamo solo cercare di recuperare il paesaggio intorno. Quindi in questo momento io sto cercando di capire quali sono i flussi degli studenti, cioè a che orari del giorno abbiamo un numero maggiore di utenti, ma soprattutto se questi utenti appartengono strettamente ai collegi, ovvero abitano ai collegi oppure vengono dall'esterno, per capire quanto i collegi sono integrati all'interno della città, quanto tutti gli spazi vengono utilizzati da chi abita esclusivamente ai collegi o anche dagli esterni, per riuscire a capire per quale ragione la popolazione ha sempre segregato gli studenti ai collegi, come se ci fosse una cortina all'inizio della strada. Gli studenti, cioè la popolazione urbinate non è mai venuta ai collegi, mai. E qui secondo me c'è da porsi, quante ci sono domande, da porsi diverse domande. Più che delle domande, adesso mi tocca fare delle osservazioni, cioè nel senso, no, delle osservazioni, cioè hai detto qualcosa per cui questa intervista era, diciamo, tendeva ad andare, no? Certo. Nel senso, tu hai un bagaglio da 5 mesi, cioè tu hai sentito, adesso non studente, però in 5-6 mesi ogni giorno vieni qui per, certo, per intervistare delle persone. Sì. Giusto per darci un'idea più o meno quante persone avrai sentito e che idea ti sei fatta. Che cosa, cioè, no, scusami, non che idea ti sei fatta tu, innanzitutto che idea hanno loro. Cioè, tu hai sentito, ad esempio, che ne so, io ho notato che nell'aula, quella più carina, che adesso non ricordo, questa qua giù come si chiama, l'Aquilone. Il pezzo più bello dell'Aquilone. Ah no, il colle, la parte di sopra. Ah, adesso non ricordo. Comunque nell'aula più
meglio servita, studiata, eccetera, eccetera, ci sono sei persone e quelle sei persone stavano arrabbiate perché qui non si studia, oppure quali sono le problematiche? Allora, la faccio breve. Sì, le problematiche secondo loro sono, sì. Abbiamo da quello che è risultato dai miei dati, abbiamo che il colle è utilizzato tantissimo dagli esterni. Questo perché esterni che intendi? Dagli esterni ai colleghi, cioè da persone, da studenti che non abitano ai collegi, ed è il primo nucleo che è stato costruito. Questo perché? Perché è il nucleo in cui vi è la possibilità di parcheggio subito sopra l'aula studio, è un nucleo in cui le aule studio sono molto silenziose e in cui appunto le persone sono portate ad andare, perché abbiamo sicuramente la possibilità di concentrarci meglio in aula studio piuttosto che nelle altre zone. Sono studiate meglio queste altre aule studio? Esatto, è il più nucleo che sicuramente era studiato molto più piccole rispetto al normale? Sono più piccole, ma soprattutto sono più silenziose, e quindi sono... In che senso sono più silenziose queste aule? Sono più silenziose perché hanno una conformazione tale, soprattutto circolare, che porta ad un'idea di aggregazione. E soprattutto sono delle zone, delle aule studio in cui, a differenza ad esempio dell'Aquilone, non vi è il passaggio diretto per andare negli alloggi. Abbiamo le aule ricavate ad esempio da delle nicchie in cui non per forza passano gli studenti per andare negli alloggi, o comunque vi è un passaggio veloce, mentre ad esempio all'Aquilone o al Tridente gli studenti si fermano ad esempio a fare vita collettiva nella parte inferiore del Tridente, per cui negli aule superiori ovviamente, essendo spazi aperti, abbiamo problemi di insonorizzazione, eccetera eccetera. Quindi, mentre invece il Tridente è la zona più utilizzata da tutti coloro che abitano i collegi, sia perché c'è la mensa, la zona ricreativa, ci sono direttamente gli ingressi ai bracci degli alloggi nella zona comune, quindi al Tridente generalmente ci stanno moltissime persone che alloggiano ai collegi. L'Aquilone, come ho già detto, è sempre deserto, a parte gli alloggi. Ma i pochi studenti che ci sono all'Aquilone, che cosa ti hanno detto? Quali problematiche hanno riscontrato? Io sono andata ad intervistare la maggior parte degli studenti in questo periodo, che è quindi ottobre-novembre. E ottobre-novembre mi è stato detto non è periodo di esami, quindi le aule studio sono vuote. Io ritengo che questa cosa sia poco credibile, a mio parere personale. E in più gli studenti mi hanno detto che oltre al problema del silenzio vi è anche il problema della connessione, cioè che vuoi o non vuoi, in questo periodo è fondamentale avere internet per una qualsiasi ricerca, per poter ricevere una mail, inviare una mail, essere in comunicazione magari con qualcuno, e può essere molto utile a livello di ricerca, e purtroppo all'interno dei collegi internet non funziona, per cui gli studenti preferiscono rimanere nelle loro aule, nelle loro stanze, dove invece il servizio internet a quanto pare funziona meglio. Questi sono perlomeno quello che mi hanno detto gli studenti. Mentre nella parte della vela abbiamo presenza di esterni, cioè ci sono tantissimi esterni alla vela. Esterni che intendi? Esterni, cioè che non abitano ai collegi. Dove abitano? Che sono già esteri? No, esterni, cioè gente che non abita ai collegi, ma che magari abitano al centro storico o alla Piantata, insomma in altre zone di Urbino. Quindi la distribuzione principale è questa, cioè il Tridente con all'incirca metà delle persone che abitano ai collegi e metà che vengono dall'esterno. Il Colle, dove vengono quasi tutti dall'esterno dei collegi, e l'Aquilone, quasi del tutto disabitata, ma per quanto riguarda lo studio che ho fatto provengono tutti dagli alloggi, e la vela, in cui la maggior parte sono esterni. Quindi sì, scusami. Non vengono molto sfruttati questi spazi, insomma, neanche dalle persone che abitano i collegi. Un'ultima cosa, c'è una parte, se non sbaglio era questa, sì, di cui discutevamo ieri, sì, che c'è una
mi sembra, biblioteca e... La biblioteca della Unione, emeroteca. Emeroteca. Mi potresti spiegare che cos'è e se questi, per queste persone lo conoscono? Perché ieri ti eri stupito parlando, ti eri addirittura stupita che molti studenti non sapevano nemmeno dell'esistenza di questa struttura. Certo, io ho parlato con diversi studenti i quali mi dicevano che non sanno proprio che c'è una biblioteca ed emeroteca all'interno dell'Aquilone, nel senso che abbiamo la possibilità di avere dei cataloghi in formato digitale, la possibilità di poter affittare dei video, la possibilità di poter quindi accedere a del materiale bibliografico che non è presente in tutte le biblioteche, e quindi abbiamo sicuramente una grande risorsa che però non viene sfruttata. Questo perché non viene pubblicizzata. Nessuno appunto sa dell'esistenza di questa biblioteca, per cui tanti posti che sono presenti in questa biblioteca in cui poter studiare, comunque è una biblioteca silenziosa, ma anche qui parliamo sempre di spazi molto grandi, non viene utilizzata. Si fa proprio un giro, noteremo che sono presenti 4 persone, 5 persone, e soprattutto il piano terra di questa struttura è un piano deposito in cui... La cosa molto interessante è che ci sono i depositi di tutti i giornali da 30 anni a questa parte, tutti i numeri dei giornali, La Repubblica, Il Giornale, cioè qualsiasi tipo di quotidiano, però gli studenti non lo sanno. Quindi per fare delle ricerche. Esatto, per fare una qualsiasi tipo di ricerca, ad esempio non so se devo fare una ricerca di giornalismo, quindi mi servono dei numeri, sì, della Repubblica del 1970. È tutto chiarissimo. Secondo te, per quello che tu hai potuto vedere, vivere, tra virgolette, come te la spieghi una cosa del genere? Un tuo parere spiego. Personale, naturalmente. Sì, è... certo, io me la spiego come il disinteresse nel fare una ricerca dell'utilizzo degli spazi, cioè non sicuramente non c'è mai stata affinità tra gli studenti e la popolazione di Urbino, non c'è mai stata affinità, e questo gap però deve essere colmato, perché non è possibile che degli spazi del genere non vengano utilizzati, non è possibile che ci si lamenta che non ci siano spazi collettivi quando poi in realtà esistono ma non vengono usati, e soprattutto non è mai stato fatto uno studio di ciò che manca a Urbino, di ciò che potrebbe far riprendere una città che è in forte crisi sotto ogni punto di vista. Perdonami, io ho il vizio di interromperti e non è carino, però mi ha colpito molto il tuo modo che tu hai nell'esprimere questo distacco tra gli studenti urbinati e Urbino, la popolazione di Urbino. Come può esserci un distacco del genere in una città dove vive prettamente dagli studenti, chiamiamolo c'è così. Un distacco del genere? Secondo te, perché purtroppo lo studente viene visto come lo straniero, cioè viene visto lo straniero in una terra, quindi un problema secondo te è un problema terra, sociale di oggi? Sì, cioè no, è un problema sociale di molte città universitarie, c'è da dire la verità, ma soprattutto ma fanno danni, fanno qualcosa, cioè sono successi episodi per il quale hanno nel paese stesso sono successi episodi particolari per il quale la gente allora prendono quel riferimento, oppure è proprio un volere generale secondo me? Ma sicuramente sarà l'una e l'altra cosa, nel senso che la popolazione comunque ha un'età media molto alta, quindi avendo un'età media molto alta hanno anche uno stile di vita molto diverso da quello degli studenti, ma soprattutto non sono mai stati creati degli spazi di aggregazione che possono essere dei mercati, che possono essere delle mostre. Non esistono spazi in cui vanno sia studenti che popolazioni urbinate, che io mi rendo conto che è una cosa molto complicata, però è fattibile secondo me, è fattibile, ma soprattutto a parte gli episodi che possono essere successi di problemi nel centro storico a livello di disturbo della quiete pubblica notturna, ad esempio soprattutto il giovedì sera, che è una serata in cui gli studenti si recano nel centro storico,
Sicuramente Urbino prima era molto più viva, c'erano molte più attività, quindi gli studenti erano considerati molto più un problema a livello di disturbo della quiete pubblica, ma c'è da dirci la verità, cioè gli studenti sono l'unica cosa che fa andare avanti questa città, quindi se non ci fossero gli studenti Urbino sarebbe morta. È un po' come se Monza si lamentassero delle continue corse delle macchine o qualcosa del genere. Sì, la stessa cosa, sì. E quindi cioè, sono comunque, cioè, c'è da mettersi anche nei panni di ragazzini che a 19 anni vengono buttati, cioè decidono di andarsene in un'altra città, quindi si staccano dal nucleo familiare, quindi già hanno i problemi di distacco dal nucleo familiare, sicuramente che è una mancanza grossa, quindi se si trovano di fronte a una realtà in cui vengono rifiutati, sicuramente i problemi si accentuano ed è anche per questo che sono stati costruiti i collegi, cioè il concetto di collegi in cui i ragazzi riescono a condividere e soprattutto a darsi una mano nel momento in cui si staccano dal nucleo familiare è una cosa importantissima, cioè è una cosa fondamentale. Ultima cosa, una struttura del genere, parliamo di abbastanza metri quadrati, no? Abbastanza. E abbastanza persone. Chi la gestisce? Quanto costa una struttura del genere, se magari c'è qualche dato? Allora, dati di costi sono elevatissimi, cioè costi di impianti elettrici, impianti di riscaldamento, manutenzione appunto che comunque è molto onerosa. E chi la gestisce? Chi la gestisce? Allora, a chi appartiene? Una parte, allora, il Tridente è stato venduto alla regione, e mentre tutto il resto appartiene all'università, ma è gestito anche dall'ERSU, che è l'ente per le risorse per lo studio universitario. E quindi abbiamo, diciamo, questa bipolarità interna dove abbiamo da una parte l'ERSU e dall'altra parte l'università, che sono due cose distinte, che a quanto ho visto non riescono bene a convivere insieme, non riescono bene a gestirsi i ruoli dell'uno e i ruoli dell'altro, vi è difficoltà perché poi ci sono anche all'interno cooperative di pulizie esterne all'ERSU, abbiamo insomma una gestione in cui ci sono tantissime figure che gestiscono e non gestiscono questo posto, nel senso che ognuno secondo te non conosce i ruoli dell'altro, o meglio, li conosce e magari preferisce che lo faccia l'altro, insomma, mettiamola così. Quindi in linea generale ci sono due strutture, diciamo, al mantenimento, che secondo quello che tu vedi, per tuo parere personale, è un, diciamo, una confusione. Non sono molto chiare. Non è, sicuramente chi vive ai collegi saprà benissimo che deve riferirsi all'ERSU per le borse di studio, ad esempio, non so, che appunto per chiedere il posto alloggio ci sono le portinerie, c'è il posto di accoglienza, quello non metto in dubbio che magari sia chiaro per quanto riguarda l'attribuzione degli alloggi, però ad esempio per un esterno come me capire la gestione ad esempio delle strutture, la gestione degli impianti, la gestione ad esempio dei costi, chi paga questi costi, non è chiaro, non è facile purtroppo reperire del materiale, non, cioè non c'è, è molto complesso, non c'è una linea chiara né per quanto riguarda il materiale né per quanto riguarda la gestione, è difficile reperire dati. La disponibilità è purtroppo è complessa, quindi è una situazione un po' complessa, ecco, e devo anche ammettere che comunque un edificio del genere è molto difficile da gestire, perché non è solo questione di non chiarezza, sicuramente ha dei costi elevatissimi, quindi la difficoltà di gestione, cioè io non sto qui a puntare il dito verso uno o verso l'altro, però sicuramente ha una difficoltà di gestione enorme questo posto. Quindi non è molto chiaro, insomma, è molto